sì. Mercoledì è tornato in TV con lo speciale di Ulisse, il piacere della scoperta, dedicata all'incoronazione di Re Carlo III, e il 25 maggio torna con quella del padre, dal titolo Piero Angela, un viaggio lungo una vita. E con noi Alberto Angela! Angela! Grazie Alberto, grazie davvero di essere tornato. È un grande piacere averti ed è un grande piacere, come dire, constatare questo affetto che, insomma, arriva, che ti meriti tutto, ma che arriva anche da lontano, insomma, che quindi, insomma, vuol dire tante cose. È un applauso diverso dagli altri. Come ha detto Filippo, mercoledì scorso sei tornato in TV con lo speciale Ulisse, il piacere della scoperta, e hai parlato dell'incoronazione di Carlo III, poi parleremo invece del futuro. Come hai vissuto? L'hai vista poi l'incoronazione? Sì. Ok. Perché la monarchia inglese desta così tanto interesse? È storia. Quello che avete visto o non avete visto ieri in realtà è la storia davanti ai vostri occhi. E ogni incoronazione è frutto della sua epoca. Ora, Carlo III ha 74 anni, quindi quello che avete visto è frutto del Novecento, che a sua volta era frutto dell'Ottocento, quindi dei riti antichissimi, che tra l'altro mi facevano piombare a volte nell'antichità questa sfera con la croce sopra, i scettri, certo, tutte queste cose. Diciamo che questo è l'aspetto che noi vediamo, anche storico, al di là del... E poi c'è sicuramente l'immagine della monarchia britannica, è un simbolo, e quindi penso che lo stesso Carlo volesse fare qualcosa un po' più, un po' meno così appariscente, un po' più easy, ma gli abbiano detto no, si fa come si fa. Beh, perché la forma ha una sua importanza. Non solo, ma quello crea grande attenzione, certo. C'è un ritorno anche turistico, economico, cioè la monarchia ha anche questo risvolto. E come dicevi, è interessante, effettivamente la storia non è soltanto una materia già fatta che si studia, no? Quando si è di fronte a questi avvenimenti, a questi eventi, si capisce che la storia si sta facendo e ne facciamo parte. Quante volte, chiunque qui, ha mai visto una corona messa su un futuro re, in testa, in diretta, mai. Cioè, l'ultima volta è avvenuta 70 anni fa, quindi stiamo parlando, più di 70 anni fa, quindi stiamo parlando di un evento che può piacere o meno, però comunque ti fa piombare nei libri di storia. Ora, io immagino che William userà magari un altro sistema, nel senso magari un po' più sobrio, oppure no. Ogni incoronazione è frutto della sua epoca. Tra l'altro Re Carlo III è il 40° sovrano a sedere sul trono d'Inghilterra ed è il più anziano di sempre, anche se lui poi ha degli atteggiamenti invece assolutamente molto moderni, contemporanei, quasi, insomma, innovativi. Lui è dichiaratamente ambientalista. Sapete che ha un'auto che va a formaggio? Adesso ve lo spiega Alberto. Ho semplificato. No, in realtà tu devi prendere il re nella sua... Allora, lui nasce che già aspettava di andare sul trono, ci ha messo 74 anni. Sì, un pochino. Un po'. Quindi anche qui che gli dicono adesso lascia il posto a tuo figlio, dice almeno... Io credo che ci stupirà anche, diciamo... No, lui, insomma, stare, perché secondo me ha delle carte da giocare, non ultima appunto quell'ambientalista, è contro l'architettura moderna, vede l'Italia con l'architettura nostra un po' tipica, classica come un faro. Quindi voglio dire, è una persona... Tutti l'hanno tanto criticato, io dico fatelo giocare, vediamo se riesce a stupirci. Quanto all'auto a formaggio, non stavo scherzando, è un'auto che va a biocarburanti con scarti di vino e scarti di formaggio, che probabilmente costano più della benzina, però è... Sì, sì. Ma, diciamo, lui ha anche, produce del cibo, diciamo, che vanno a finire poi nei supermercati londinesi, eccetera. Quindi è una persona particolare. E però, naturalmente, i Windsor poi sono...
come dire, coperti dalle ombre, dei gossip. Quindi noi quando abbiamo fatto la puntata, lo scopo era quello di dire, ok, guardate, il sistema solare Windsor, certo, con i vari pianeti è questo. Poi ognuno si faccia le proprie idee. Allora, noi dobbiamo mandare i 34 secondi di Golden, no, 54 secondi di Golden Minutes e poi torniamo con Alberto Angela. Amati della televisione italiana, Alberto Angela, che il 25 maggio tornerà con una puntata speciale di Ulisse, e questa volta bisogna davvero che ce lo ricordiamo tutti, eh? Ricordiamocelo, 25 maggio, perché è una puntata difficile, credo, per Alberto, credo anche molto difficile, dedicata a tuo papà, Piero Angela. Per la verità, dedicata ai 70 anni di Piero Angela al servizio della diffusione del sapere e della conoscenza. Che cosa vedremo, Alberto? In realtà, appunto, cercheremo di coprire l'arco dei decenni della carriera di mio padre, quindi da quando ha cominciato fino a quello che ha fatto per ultimo. Devo essere sincero, io non ero veramente, diciamo, fare questa puntata era importante, ma sono stati gli altri veramente a convincermi a farlo. Confermo. Sì, e perché poi ho pensato, se non la faccio io la farà qualcun altro, voglio che venga raccontato nel modo giusto. E quindi anche i copioni che facevamo, abbiamo studiato eccetera, poi quando dovevo andare di fronte a una telecamera e dire le cose, io continuavo a mettere dentro dei ricordi personali, di famiglia, di luoghi, dietro le quinte di alcuni lavori che mi ricordavo quando da piccolo andavo nelle salette di montaggio oppure negli studi dove mio papà stava registrando, certo, e anche la fase precedente all'estero. Quindi la cosa interessante è stata questa, che attraverso questo programma io ho scoperto anche delle cose che non sapevo. Che non conoscevi, no, certo. Tipo? L'Algeria, io sapevo, che mi ricordo benissimo, insomma, io sono nato il giorno dell'indipendenza dell'Algeria, dichiarazione di indipendenza dell'Algeria, ma lui era giù, nel senso in quel periodo andava e vedere quelle immagini, perché può sembrare strano, ma io non le ho viste, le immagini di lui che faceva i reportage in Algeria, zona di guerra, in bianco e nero, perché, apro una parentesi, un lato che si conosce poco di mio padre è che lui è stato anche inviato di guerra, certo, è stato nel Vietnam, è stato in Iraq, è stato in varie zone, compresa anche l'Algeria, nel momento più difficile, tant'è che gli è stata data recentemente anche una medaglia come amico dell'Algeria, e insomma, perché lui aveva coperto come giornalista occidentale questa sua cosa. Ecco, quindi abbiamo cercato di coprire i 70 anni da quando lui parte. E 92 anni di vita, insomma. Esatto. Quando comincia? Come comincia? Vedi, c'è una domanda che non gli ho fatto e che mi sarebbe piaciuto farle, da collega, perché quando fai un programma così, non sei solo il figlio, ma sei anche il collega. Cosa voleva dire passare dalla radio alla televisione? Cioè passare da un microfono a una telecamera. Come ci è riuscito? Perché io vedevo i suoi primi filmati e, essendo anch'io nel mestiere, dicevo, ma com'è sciolto? Ma come fa? Perché la prima volta che stai di fronte a una telecamera sei di pietra, invece lui era molto sciolto. Era una persona che evidentemente aveva guardato, aveva imparato dagli altri, nel senso che all'estero in quel momento già c'erano dei corrispondenti, certo, perché eravamo in Francia, siamo andati a Parigi come corrispondente radiofonico e lì è passato alla televisione. Nato, certo. Esatto. E lui era uno che, per esempio, ha imparato il russo all'epoca, ma anche altre lingue, da solo, con quei dischi, eccetera, e riusciva poi a parlare, perché nel suo mestiere era importante a quell'epoca. Ecco, quindi era una persona che riusciva ad adattarsi e a riuscire a raggiungere un obiettivo in modo perfetto. Queste sono cose che scopri sul momento, mentre tu, tuo padre, l'hai visto quasi sempre in casa, poi anche sul lavoro, però questi lati non li conoscevo. Insomma, Piero Angela ha davvero vissuto una vita lunga, ma l'ha vissuta davvero intensamente, nel senso che non ha mai sprecato un minuto della sua vita perché andasse perduto, cioè ogni minuto serviva a conoscere qualcosa. Tra l'altro c'è una sua massima molto, molto interessante, dice: non c'è argomento che non possa essere spiegato a un bambino. Mi sono chiesto anche per te, a casa era così, quindi cioè, ti spiegava tutto? Ma io ero affascinato dai suoi viaggi, ritornava dalle sue inchieste, dalle sue corrispondenze,
e mi raccontava le cose, per me era come un astronauta che ritornava dalla Luna e raccontava com'era la missione, che poi tra l'altro più o meno ha seguito la missione Apollo. Pure quello, certo, ci ha raccontato. Il mio amore per la scienza sicuramente è stato aiutato da questo. Poi devo dire una cosa, che è emersa facendo questo programma, parlando anche con gli autori, una cosa che... metti a fuoco, che prima non hai messo veramente tanto a fuoco, perché si corre sempre. E una di queste era, vedevo che lui scriveva dei libri, no? A cosa serve la politica, perché dobbiamo fare più figli, eccetera, ma anche si occupava di problemi quando la spia rossa ancora non si era accesa, nel senso vedeva che prima, vedeva prima, ma a decenni degli anni 70 già parlava di ambiente. E lui in questi libri ha lasciato il suo pensiero per il futuro, l'ho capito adesso. Sul momento pensavo che fosse solo un modo per cristallizzare il suo pensiero, in realtà erano come delle bottiglie con dentro dei messaggi per il futuro. 25 maggio, speciale Piero Angela, speciale Ulisse dedicato a Piero Angela. Abbiamo una brevissima anticipazione che ci hai portato, la mostriamo, la guardiamo tutti insieme. Buonasera, due brevi parole di presentazione per questo programma che inizia stasera e che per 16 settimane cercherà di esplorare, in modo speriamo chiaro e comprensibile, il mondo della scienza e della ricerca nei suoi vari aspetti. Qualche chiletto in meno, ma soprattutto tanti capelli in più. Piero ci ha accompagnato per 70 anni nel lungo viaggio della divulgazione. Sì, Angela, ti sentiamo. Eccomi qua, e io sono sul terreno di lancio. Ci ha portati sulla Luna, insieme al primo uomo che vi ha messo piede. Nelle fitte savane per osservare da vicino la bellezza straordinaria della natura. In luoghi lontani per scoprire da dove veniamo e chi siamo. Sarà una serata imperdibile, 25 maggio. Mi raccomando, ci saremo tutti, sarà un modo per stare ancora una volta vicini a Piero Angela, peraltro uno dei personaggi più stimati, amati dalla televisione italiana. Ci sono testimonianze di affetto dovunque, murales che gli vengono dedicati, che tu hai visitato anche. No? Immagino. Perfetto. Con una certa emozione. E infatti lo mostreremo, ecco qui, lo mostreremo durante il programma, e quella a destra invece mi è stata mandata vedere un graffito in cui si dice Piero Angela ultimo ribelle, e tu capisci perché è un ribelle del pensiero, un ribelle perché riesce a far ragionare in un'epoca in cui si è tutti poi un po' omologati. Sì. Ecco, diciamo che mi ha impressionato, perché quando arrivate quell'azzurro, quegli occhi, e poi tra l'altro quel murales che vedete su quella casa, ti segue, tu cammini a destra e a sinistra e lo sguardo ti segue. Sì, sì, è stato fatto benissimo, ho incontrato poi la persona che l'ha fatto, anche gli assessori che hanno avuto quest'idea, ed è stata una cosa meravigliosa, perché appunto non me l'aspettavo, e credo che la cosa bella è che lui continua a dialogare con la gente, stando così, affacciandosi su una strada dove passano, che era un po' la sua dimensione. Noi per cercare di raccontare che cosa ha rappresentato tuo papà Piero per questo paese, abbiamo raccolto alcune immagini che raccontano alcuni dei tributi che gli sono stati appunto affettuosamente rivolti. Prego. Non siamo davanti a uno stadio, non è un concerto. Dentro c'è il giornalista e scrittore Piero Angela. Piero Angela viene accolto così dai giovani nell'aula magna dell'Università di Messina. Uno scroscio di applausi e una sala gremita per accoglierlo. Ha segnato il primo premio a Piero Angela per servizi televisivi sulla Rete 1. Piero Angela. Gli abbiamo già dato il premio l'anno scorso e quest'anno lo riprendi di nuovo. Declarum Dominum, dottore magistrale. Tutti in piedi all'Auditorium Rai per il torinese dell'anno Piero Angela.
Il lettore consegna a Piero Angela il diploma di laurea magistrale honoris causa. Il premio Laurentum per la poesia quest'anno ha premiato anche Piero Angela. Guarda, c'è una cosa che univa tutte le immagini ed era il suo sorriso. Sorrideva, sai che lo guardavo anch'io, sorrideva sempre. Quella è la chiave, il segreto. Lui ha affrontato tutto, anche la fine, sempre con serenità, il sorriso, ma anche il lavoro. Io una cosa che ho imparato molto in tutti gli anni che sono stato con lui, ho avuto questa grande fortuna, è il fatto che in realtà il sorriso cosa significa? Semplicità, serenità, amicizia. Il lavoro stesso, lui l'ha cominciato tra amici. Spieghiamo anche come ha cominciato a fare, quasi casualmente, il giornalista. Lui era veramente un jazzista. Quindi certo. Prendere le cose molto seriamente, ma sempre con ironia, con sorriso. E la fase artigianale del lavoro è la cosa fondamentale. Lui l'ha portata avanti per tutta la certo, vita. Lui non scriveva col computer o col cellulare, scriveva sempre a mano. Cioè, in realtà la semplicità, credo, sia nelle parole per spiegare, sia nel modo di ragionare, che gli permetteva di vedere lontanissimo, è forse uno dei suoi segreti. Tu lo chiamavi Piero sul lavoro, non papà. Sì, perché, a casa papà, ma insomma, dopo un po' quando cominci a lavorarci il termine papà ti sta un po', cioè è fuori luogo, alla fine ci si chiama per nome sul certo. lavoro, quindi è andata a finire così. È vero che non ti aiutava mai a fare i compiti? Mai. Eh? Mai. Mai, mai. Infatti ti hanno bocciato. Sì, ma bisogna specificare. Andavo alla scuola francese . E ho fatto l'esame di quinta elementare, e che era durissimo, all'epoca era una scuola molto competitiva, e sono stato bocciato per un punto. Quindi è interessante, per me è stato uno sliding door, perché se non avessi fatto un errore avrei avuto una vita diversa. Invece è successo questo e forse meno male, che dici? Sono qua. Senti, però sicuramente a fine asilo ho letto che ti hanno però conferito il premio dell'eloquenza. Sì, sì, l'hanno inventato per me. Sì. Ero uno che aveva già un mestiere, diciamo, per le mani. No, era in Belgio, mi ricordo che mi avevano messo. Io sono nato a Parigi, quando mio papà faceva il corrispondente a Parigi, poi ci siamo spostati in Belgio per 4 anni e lì mi hanno messo in un asilo certo, belga. Ferocissimo, tipo con ferocissimo. Frau Blücher, c'erano quelle cose terribili. Anni '60. Erano altri tempi. Sì. E mi ricordo che effettivamente, evidentemente, rispetto, diciamo, ai nordici, io parlavo un po' di più, ma normalmente. Eri un bambino. Tac, premio dell'eloquenza. Vabbè, sì, che è un premio. Ma anche del disegno, mi ha dato anche quello. Ah, vedi, però. Senti, però dici di aver preso più da tua mamma che da tuo papà. Sì. In che senso? Beh, fisicamente assomiglio più a mia okay. mamma. E poi, diciamo, mio padre era più riflessivo, io lo sono un po' di meno rispetto a lui, c'è un po' di differenza, era il DNA che avevo. Sai che una volta qua ha raccontato, anche qua, la tua passione precoce per le scienze naturali, e dice che a casa una volta, quando ha aperto il frigo, ha trovato un pipistrello che avevi messo tu. Ma erano altri anni. No, altri anni sì, però un frigo, non è che avessi fame, però, attenzione. No, però un frigo, cioè un pipistrello nel frigo è sempre un pipistrello nel frigo. Sì. E che tu accompagnavi tua mamma al mercato, ha detto, non proprio per scegliere che pesce mangiare la sera, ma perché tu cercavi dei palombi per poterli sezionare. Volevo vedere come erano fatte le mascelle. Le mascelle del palombo. Le mascelle di squalo. Beh, era l'epoca del film Lo Squalo, io ero, e sono tuttora un appassionato di squali, e io ero un naturalista in erba, quindi il pipistrello, ma anche insomma sassi, cose, ero nato un po' nell'epoca sbagliata, nel senso che fossi nato nell'Ottocento andavo per savane sicuramente. Beh, poi ci sei andato per savane, perché sì. hai fatto qualunque cosa, scusa, tutto hai fatto savane. Tra l'altro è stato più spaventoso essere inseguito dalle iene o dagli ippopotami? ci sono anche le formiche legionarie di mezzo. Sì. Sono svegliato ricoperto di formiche legionarie, sì. Quelle brutte. No, ma
Perché le iene, si le iene mi hanno fatto più paura perché erano entrati dentro il perimetro dell'accampamento, sì, e eravamo rimasti pochi intorno al fuoco, gli altri erano già andati a dormire e io sono andato verso la mia tenda e ho visto gli occhi, perché riflettono da film d'orrore, di queste iene che erano entrate perché stavano curiosando, cercavano, sono opportunisti. E poi ho sentito il galoppo di una iena che veniva verso di me. E devo dire che quando senti una iena che corre, capisci subito, perché ha le zampe anteriori molto possenti perché deve strappare. E quindi c'è questa cadenza un po' stanca. Quindi meglio un ippopotamo. Ma l'ippopotamo... È cattivo l'ippopotamo, no? È cattivo, è cattivo nel senso, sì, buono, però è un animale molto cattivo. No, premetto. Le iene mi sono salvato ritornando verso il fuoco perché loro hanno paura, ma fuoco, mi hanno, sì, visto arrivare correndo. L'ippopotamo era che era andato, stavano facendo in Congo delle riprese, degli scavi, e a un certo punto, una domenica dove non si lavorava, sono andato al fiume, dove c'era la più grande concentrazione di ippopotami d'Africa, era Semliki. E sono animali bellissimi, nel senso che sono delicatissimi, di notte escono, ti passano tra le tende, non urtano i capi, cioè, sì, una cosa... Però a un certo punto vedevo questo, mi ero avvicinato alla riva e vedevo questo ippopotamo nell'acqua e ho cominciato a fargli delle foto e non riuscivo a metterlo a fuoco perché lui si stava avvicinando e era entrato nel suo territorio. Ora, il problema è trovarsi fra l'ippopotamo e l'acqua, è lì che lui ti carica e uccide le persone perché si sente la sua salvezza all'acqua, ma lì era l'opposto, pensavo di stare bene, invece non ti devi mai fidare. Lui è uscito e io ho cominciato a tornare dentro il canneto da dove era uscito, in un sentierino, che però era senza uscita, era un cul di sacco. E quindi già mi vedevo correre inseguito l'ippopotamo dentro questo canneto. E ho avuto l'ultima decisione, è stata quella di correre verso di lui, stavo uscendo dall'acqua con tutte queste fontane di acqua, era una cosa immensa. Grande, sì, grosso. Arrivare sulla spiaggia e correre lungo la spiaggia per scappare. E così ho fatto. E ho cominciato a correre tanto, sono arrivato verso di lui, sono scappato di lato e dopo decine di metri mi sono rigirato per capire dove si trovasse questo ippopotamo gigantesco e tutto poteva accadere, lui pensava, tranne che io piccolo lo caricassi, per cui lui si è preso paura e entrambi scappavamo in due direzioni diverse. Quindi però ecco, però ti assicuro che forse ricordo ancora bene, forse ti ha riconosciuto, chi lo sa, no? Senti, ma tu l'ebbrezza di una vacanza in un villaggio turistico? Sì. Hai mai provata una cosa? Cioè, sai, una roba tremenda. Cioè, ma lì c'è da aver paura, gli animatori che devi ridere per forza. Cioè, gli spettacoli alla sera. Sì, ci andavo tornando da queste spedizioni perché uscivi che eri distrutto. Quindi il buffet. Cioè, il buffet anche. Soprattutto la tranquillità e la calma. E poi, tra l'altro, prima ancora di essere divulgatore televisivo, Alberto è stato un ricercatore sul campo, un paleontologo, e poteva essere quella la tua carriera. Soprattutto accade una cosa nel 1988, quando che poteva essere un momento di svolta, anche quella è una sliding door, come hai detto prima, perché hai trovato l'osso di un ominide. Sì. E invece lì stavo a Olduvai in Tanzania, che è una sorta di luogo sacro della paleontologia umana. Lì c'è una specie di gola e ti porta come delle fette di torte, vedi tutti gli strati e arrivi fino a 2 milioni di anni, e quindi ogni volta che piove, da questi strati emergono ossa, trovi strumenti, e cammini e vedi uno strumento di 1 milione di anni che emerge. Cioè, è veramente un luogo pazzesco. E ad un certo punto, durante una di questi, diciamo, queste cacce che facevamo messi proprio in fila, io trovo una tempia, un osso della tempia, era chiarissimo. Però lo guardo, chiamo tutti, e lì era proprio un ominide, e sul momento si è pensato che fosse un ominide, quindi ho avuto l'ebbrezza. Avevi scoperto invece? Sì. Poi è stato fuori che era una scimmia, un babuino gigante, una cosa immensa che esisteva a quell'epoca, che i nostri antenati dovevano affrontare. Quindi è stato, immaginati, un gol annullato dal VAR, l'emozione è stata la stessa. Per un attimo ho avuto, però devo dirti una cosa, lì hai detto una cosa giusta, perché in realtà continuavano a discorrere, perché lì c'erano gli esperti, perché era molto strano, non era bene. E io mi sono ritrovato un pomeriggio in un tramonto a guardare il tramonto nella savana, sai, con le acacie, quelle cose che vedevi,
e a pensare al mio futuro, perché sul momento ancora non era molto certo, e diciamo se fosse o meno un ominide. Certo. E io ho detto, io cosa voglio fare se è un ominide? Devo andare a Berkeley, perché era lì che si studiava, perché il gruppo era di Berkeley, in California, fare dottorato, ricerca, poi fare uno studio di questo e questo, ma è quello che voglio? E pensa che allora ho detto, guarda, io qui ho una possibilità incredibile, sono arrivata all'apice col gruppo migliore con una scoperta di questo tipo, e mi sono detto no, non è quello che voglio, io non voglio rimanere tutto il tempo a lavorare su queste cose, io voglio parlare di scienza, io voglio raccontare alla gente che discorsi si fanno quando stai facendo uno scavo tra noi, ci parlavamo eccetera. E meno male che non ero un ominide. Meno male che non ero un ominide. ti ha salvato il però babuino. Poi forse sarei comunque tornato, cioè lì c'era proprio la voglia di viaggiare dentro la scienza. L'ultimo lavoro che Piero Angela ha regalato al suo pubblico è stato Super Quark, Prepararsi al futuro, che è andato in onda fino a fine gennaio ed era in particolare dedicato ai ragazzi, quindi proprio al futuro. Adesso sarai tu, no, a raccogliere questa importante testimone, e ci sarà una nuova serie, credo, che a cui state lavorando, di cui ancora non si sa nulla, forse no, ma... Vogliamo dirla? No, non lo so. Vogliamo dire, cioè, confermi che c'è questo... Sì, questo, sì. Allora... quando è mancato papà è chiaro che in quei momenti non è che stai a pensare tanto al futuro, ma è la tua vita, no? Che ti mette di fronte a un momento molto difficile. E poi ho cominciato dopo a pensare e a dire, ma è giusto che la traccia, la rotta che ha tracciato lui si fermi qua? Lui ha lavorato per decenni per arrivare fin qua. Lasciamo tutto stare? È giusto che i ragazzi, i bambini che stanno a scuola, e tanti ne abbiamo incontrati, sia lui che io, che dice, guardi, io adesso faccio l'ingegnere, faccio l'imprenditore, faccio il ricercatore, faccio l'astronauta, perché ho visto i programmi di Piero. È giusto che i bambini che stanno a scuola adesso, i ragazzi, non abbiano un faro, decidano poi cosa fare, ma almeno sappiano che cosa certo, è la scienza. Certo, un punto di riferimento, certo. O comunque un libro da aprire, in televisione intendo. Ecco, mi sono detto, è giusto poi anche che una televisione come quella italiana, Rai 1, la rete principale, non abbia un programma di divulgazione in prima serata. Certo. E allora ho detto no. E allora ho raccolto questa fiaccola che era rimasta per terra e quindi ho deciso di portarla avanti. Quindi continueremo Super Quark. Non lo chiameremo Super Quark, perché Super Quark è di papà. Super okay. Quark, e io ho detto papà e non Piero, è il suo vestito, il suo vascello, è quello che okay. È suo. E infatti ho chiesto alla Rai di toglierlo, dalla, diciamo un po' come si toglie il numero di una casacca di un giocatore. Si toglie la maglia di un giocatore. Di un giocatore. Viene ritirata la maglia, esatto. E troverete un altro titolo. Esatto, e quindi noi adesso troveremo un altro titolo, abbiamo avuto uno recentemente, se lo vogliamo cambiare, eccetera. E noi continueremo la stessa traccia. Come? Con la stessa tradizione. Io spero e mi auguro che chiunque vedrà questo programma si sentirà a casa. Super Quark c'è. Il gruppo di lavoro di Super Quark c'è. Rimane, tutto, certo. Quasi tutto. E c'è e con la loro esperienza, perché hanno viaggiato ovviamente, per certo. Però abbiamo portato altri che sono quindi miei collaboratori. Continuo. Di Stanotte a Meraviglie, Passaggio a Nord-Ovest. Questa è una Ulisse, super squadra, insomma. Che hanno esperienza sulle sfide sì. Della prima serata, eccetera. E quindi ci sarà un passo avanti, sarà un po' una sorta un'evoluzione. Di nuova, diciamo, e quindi andiamo avanti. Andremo e cominceremo quest'estate, stiamo preparando, lo stiamo mettendo a posto, è un'enorme sfida, per me soprattutto, però l'ho sentito come un dovere. E per intanto... Il 25 maggio, speciale di Ulisse dedicato a Piero Angela. Ma è vero che sei un grande raccontatore di barzellette? Tu? Beh. È vero che sei un grande raccontatore di barzellette? Così dicono, ma insomma, adesso non farmene dire una qui per ti no, fare. No, non ne hai neanche una? No, 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 ci vuole l'atmosfera giusta. Va bene, allora la prossima volta? No. Ti aspetto. Senti, per intanto grazie davvero e spero che... Così, l'affetto che hai colto questa sera ti sia così, ti faccia piacere, ti accompagni. E... Io penso di sì e spero, insomma, voglio dire una cosa, questo programma che andrà in onda su Piero è stato difficile per alcuni momenti, però ho visto tanto amore, tanta partecipazione da parte di chi lavorava dentro il gruppo e chiunque noi abbiamo
poi intervistato, abbiamo coinvolto, era entusiasta. E questa è stata una cosa molto bella perché continuo a ricevere, proprio personalmente, degli attestati di stima, ma delle prove dell'amore che mio padre ha, diciamo, disseminato. È proprio vero che quello che tu fai poi lo raccogli. E per quello che conta, nel mio piccolo, ti posso dire che per me e per tutti noi è così bello parlare di lui. È tanto bello parlare di lui. Grazie. Grazie a voi. 25 maggio, Rai 1.